Tutti sono di nuovo in patria, la patria dell'espatrio piuttosto che la patria. E quindi direi che sì, la mia vacanza è finita, però dai, devo tentare di stare un po' su, tanto tra 3 settimane dovrei riuscire a ritornare a casa ancora un pochettino. E come ogni volta sono tornata in Francia piena di bottini succulenti che provengono da un sacco di puntate in libreria, un sacco di occasioni diverse, cose del genere, e io ci tenevo tanto a farvele vedere. Legato a questo video, perché nel senso mi sono resa conto che le mie letture sono un tantino cambiate dal solito. E quindi, legato a questo book haul, vi farò in seguito un altro video, appunto per tentare di dare una spiegazione a questo cambiamento, cioè a cosa dobbiamo questo cambiamento, questa inclinazione che ho preso nel lato, diciamo, letture. Però comunque io preferisco iniziare dal farvi vedere i libri che ho portato a casa con me. Ce ne sono altri 8-9 che ho lasciato a casa per mancanza di spazio nella valigia, nello zaino, soprattutto per una questione di peso, visto che avrei dovuto girare con uno zaino e la valigia per ore e ore, quindi ho preferito magari lasciarli a casa e riprendermeli la prossima volta. Allora, non ho un vero e proprio ordine, però possiamo dire che i primi libri che mi sono arrivati in ordine cronologico sono i libri che mi si sono stati inviati dalla casa editrice. Questo mese ho 2 libri Newton Compton. Il primo è Madame Claudel è in un mare di guai di Valérie Vologne. È un nuovo fenomeno francese. Non so esattamente che cosa si intenda per fenomeno, anche se ho letto la trama di questo libro di uscita il 9 febbraio e mi è venuto da ridere perché deve essere una storia molto divertente che prende in esame, diciamo, un argomento un po' che può essere un po' complicato da gestire, ossia la vecchiaia, il fatto di invecchiare, essere anziani e quant'altro, però in chiave divertente, diciamo tragicomica. Quindi io sono davvero curiosa di leggere questo libro in particolare, è abbastanza sottile, ovviamente dell'edizione Vertigo della Newton. E ha un prezzo di 9,90. Ha una copertina ad acquarello che è veramente splendida, con queste mongolfiere, la Torre Eiffel di fianco e una specie di skyline molto parigino che vi confermo essere proprio così. Poi, andando avanti, sempre Newton mi ha mandato quest'altro libro che sia io che mia madre abbiamo trovato molto interessante e che io credo leggerò molto presto. Deve essere un libro un po' leggero, però insomma, non dei soliti romanzetti rosa, insomma, qualcosa di abbastanza interessante. Sulla fascetta che non ho ancora levato c'è scritto magnificamente narrato e con un finale da togliere il fiato, un esordio perfetto. Il libro è La ragazza del dipinto di Ellen Umansky, sempre dell'edizione Vertigo a 10 euro, sempre per la Newton Compton. Io trovo che abbia una copertina molto molto delicata e molto elegante. Adesso toglierò questa cosa. Cioè, dentro ho il foglietto. Apprezzabile il fatto che sia in carta riciclata e il libro è di uscita 23 marzo, quindi un perfettissimo regalo di compleanno e mi era arrivato in anteprima, ma voi sapete che purtroppo io vado a prendermeli in ritardo. Comunque sono molto molto curiosa anche di leggere questo. Io ringrazio ancora l'ufficio stampa della Newton, so che non è più Simo a seguire i vari blogger, quindi grazie Simo per tutto quello che hai fatto per me in questo periodo e speriamo che la collaborazione continui in questa maniera anche con la nuova addetta stampa. Andando avanti, direi che andiamo da questi. Allora, ho fatto un po' di tempo fa ancora 2 acquistini via internet. Gli ultimi 2 acquisti che ho fatto
tramite un gruppo di Facebook, anzi uno tramite un gruppo di Facebook, l'altro tramite un'amicizia, diciamola così. Il primo libro che finalmente mi è arrivato è in versione, diciamo, pocket, perché non è proprio la versione diciamo integrale come nei formati normali della casa editrice Garzanti, ed è Prometto di sbagliare di Petro Chagas Freitas. Chissà, è un'edizioncina carina, ha la stessa copertina dell'originale, solo che il formato è leggermente più piccolo e la copertina è lucida invece di essere opaca. Ed era a un prezzo di 12 euro. Io l'ho pagato poco e niente da una ragazza appunto su Facebook, sul gruppo di Facebook. E il secondo libro che ho davanti l'ho voluto recuperare perché ho visto che un amico l'aveva messo in vendita. E oltretutto mi ha detto che questo libro è stato insieme a lui a Dubai, quindi tra le sue pagine potrebbero esserci un po' di sabbiolina degli Emirates, e è una cosa bella da dire. È un libro che ha viaggiato, è stato in Italia, poi è stato portato a Dubai, poi è tornato in Italia, adesso è in Francia, insomma, è un libro giramondo. Ed è un libro che io in realtà ho già letto, le avevo letto tutta questa raccolta in ebook ancora prima che Sarah J. Maas fosse conosciuta. Io avevo letto le novelle contenute appunto nella Lama dell'Assassina in ebook ancora prima che uscisse il secondo capitolo. Insomma, avevo appena letto Non mi viene in mente, Come ti chiami, Perché non mi viene in mente. Vabbè, avevo appena letto il primo libro della saga di Sarah J. Maas, e poi dopo avevo letto subito queste, le avevo scaricate sul telefono, costavano zero, quindi vabbè. Però visto che hanno fatto la versione brossurata, non costava molto, e oltretutto Ema, che è questo amico che me l'ha spedito, lo aveva messo a 5 euro e delle briciole, io l'ho preso. Quindi grazie Ema, eccolo qua, è arrivato a Parigi. Poi andando avanti, ho fatto prima di partire per l'Italia un ordine su Amazon da farmi arrivare direttamente in Italia. Perché? Perché era tornato disponibile, anche se in versione economica, non in versione con la copertina rigida, un libro che volevo tantissimo, che mi è stato consigliato da molti di voi, ed è appunto il libro della rubrica Consigliati da voi di questo periodo. Quindi molto presto vi farò la recensione perché l'ho terminato. E il libro è Una stanza piena di gente di Daniel Case. Case? Io lo chiamo Case perché mi piaceva. È un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo, lo cercavo da veramente tanto tempo, però la versione copertina rigida della Nord non si trovava più, era fuori catalogo, agli usati era difficilissimo, e oltretutto la versione con la copertina morbida non era disponibile. Non appena ho avuto la notifica che era tornato, diciamo, disponibile, l'ho comprato, l'ho pagato poco e niente, anzi l'ho pagato, credo, l'ho pagato 6 euro invece di 19, perché avevo il mio buono Amazon da spendere, e quindi io veramente l'ho pagato una sciocchezza, e sono proprio felice di averlo preso, ma ve ne parlerò molto meglio in altra sede. Poi sto mettendo un sacco. Mi è arrivato un regalo di compleanno da un'amica con cui collaboro, insomma, attraverso il suo blog, un libro e una tazza di tè. E mi ha mandato, a parte della gadgettistica fighissima, delle candeline adorabili, magari i regali extra libro ve li faccio vedere in altra sede, o in un altro video un po' magari più chiacchiericcio, perché non avrei fatto in tempo. E insieme mi ha inviato 3 libri della casa editrice Linee Infinite Edizioni, che le mandano appunto i libri, e visto che collaboriamo al blog, insomma,
ne ho scelti alcuni e ho deciso di recensirli. La cosa che non mi ricordavo, in effetti, è che questo libro in particolare, Il senso del nostro amore di Monica Peccolo, è il secondo capitolo di una serie. Quindi io ho cercato il primo libro, al momento non è disponibile. Nel momento in cui diventerà disponibile, comprerò il primo e leggerò il secondo. Questo ha un prezzo di copertina di 15 euro, un bel mattone, ha una copertina molto carina, trovo. Poi mi ha mandato una raccolta di poesie che ultimamente mi piacciono particolarmente. Si chiama Nibelung e il cigno nero di Fabrizio Corselli. Molto carina anche in questo caso la copertina. Sono edizioni molto molto carine, ben fatte, forse un pochino rigide come impaginazione, costine molto semplici, e questo ha un prezzo di 10 euro ed è veramente sottilissimo. E poi, sempre della stessa casa editrice, e questa è la copertina che mi piace di meno, è un libro di Patrizia Palese e Claudio Barbero, o Barbero, e si chiama Gli infiniti volti dell'amore ed è una raccolta di racconti. Questo venduto a 13 euro. Quindi io ci guarderò per il blog e quindi magari poi vi faccio sapere. Andando avanti, ho dei dubbi su dove dovrei cominciare. Allora, cominciamo con il fatto che scusate, esco di fuoco, ma devo recuperarli, sono lontani. La Vale ha, come avrete visto, penso, nel suo video book haul, ha ereditato da me diversi libri. Stessa cosa per me, ho ereditato da lei diversi libri. Cinque, direi, in questo caso. Comunque, qua ne ho soltanto tre, gli altri sono rimasta a casa perché erano pesantissimi quegli altri là, quindi vedremo poi. Comunque, ho recuperato soltanto per amore di curiosità, visto che ho letto la saga di The Selection di Kiera Kassa, ho ereditato The Siren, sempre di Kiera Kassa. Questo non ho capito se è uno stand alone, non ho capito proprio boh, però c'è una sirena di mezzo, mi piacciono le sirene, quindi chissà, e la copertina è sempre molto carina. Questo non so, vabbè, non sarà uno dei primi libri che leggo, sinceramente, però io l'ho fatto su e adesso vediamo. Magari anche solo per ridere. Il secondo che ho ereditato è La città di sabbia di Lainey Taylor in questa edizione, perché io qua dietro ho la Chimera di Praga, sempre in questa edizione, e chi se ne frega se devo prendere il terzo nell'edizione nuova della Line Young Adult. Però, insomma, intanto io preferivo questa edizione di quelle nuove. Già per dirvelo, mi preferisco questo sguardo con la sabbia e quant'altro. E sono proprio convinta che mi metterò a leggere questa storia. È comunque una storia abbastanza nelle mie corde, anche se, come vi ho detto, un po' sto cambiando indirizzo di lettura, insomma, diciamo andazzo per le letture. Però penso che inizierò presto, però voglio recuperare anche il terzo prima, insomma, non si sa mai. E poi dopo ho ereditato a gratis, tiri, evviva, Rebel, il deserto in fiamme di Irwin Hamilton. Allora, questo libro lo puntavo da mesi, 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 ma praticamente da quando è uscito, sortito, vabbè, da quando è uscito. E devo essere sincera, mi ispira tanto, mi piacciono queste ambientazioni arabeggianti, in effetti. Mi si sto appassionando a queste, diciamo, ambientazioni da mille e una notte, mi piacciono moltissimo e non mi ero ancora decisa a comprarlo. Adesso ho il primo, compro il secondo e poi mi metto a leggerli. Poi abbiamo fatto un giro in libreria. Scusate, sto tornando a delle inquadrature orribili. Allora, abbiamo fatto diversi giri in libreria, però martedì scorso, dopo pap test, che brutta cosa, brutta brutta, voi donne capirete. Sono andata a rendermi felice insieme a Vale, ovviamente, e la Giulia di Giuggiola, la Giuggiolina di Piovono Giuggiole. E in questa occasione mi sono trattenuta e con una ricerca abbastanza mirata mi sono accorta Caparrata tre libri. Il primo è La Dama del Sudario di Bram Stoker. Perché? Perché io ho letto L'uomo di Bram Stoker ed è
ed era il primo libro oltre Dracula che io avessi letto di questo autore. Sono rimasta piacevolissimamente, diciamo, sorpresa da questo nuovo libro di questo autore master che non avevo mai affrontato a parte per la sua opera, maggiore. E in questo caso voglio dare l'opportunità a questo mezzo horror un po' storico che secondo me deve essere pazzesco. È un'edizione Elliot ed è a 17,50 euro. Purtroppo costano un mare. Il secondo, appena l'ho visto, ho detto mio, questo lo volevo e l'ho preso senza aver visto il film, sinceramente. E ho preso Lui è tornato di Timur Vermes. Non so di dove caspita sei, uomo, però fa lo stesso. Madre tedesca, origine ungherese, non riuscirò mai a pronunciarti. E so che è uscito appunto anche il film. E io però vorrei leggere prima il romanzo, prima di passare al film. Anche perché è più un libro di critica satirico sulla società attuale ed è una cosa che mi sta intrippando alquanto. Quindi io penso che anche lui è tornato. Lo leggerò molto presto, ecco. Ah, aspettate. È un'edizione Bompiani in copertina morbida con 14 euro di copertina. Poi l'ultimo, è stato un caso. Io stavo guardando al libraccio gli usati. Ovviamente questo non è un usato, non ho comprato niente di usato al libraccio. Comunque, stavo guardando gli usati al libraccio e prendo questo libro a caso, lo apro e apro su una pagina in cui c'è una poesia di nome Anna. Io non ho neanche letto, non sapevo quanto costava, l'ho solo chiuso e ho detto tu vieni a casa con me. L'ho fatto vedere a Valentina e a Giulia che mi hanno guardato e fa vabbè, questo è il destino, te lo porti a casa. Ogni volta che mi baci muore un nazista di Guido Catalano. È una raccolta di poesie che ho già iniziato a leggere, che poi più che sono, sì, sono poesie, però è una poesia moderna che mi piace da impazzire, come questa edizione Rizzoli, i Rizzoli, la Rizzoli, la Rizzoli ha cominciato a fare le edizioni in copertina morbida come la Bompiani, quindi con la sovra coperta e sotto è rosso, vabbè, con la sovra coperta con le bandelle. È un autore che mi sta attraendo particolarmente e questo libro ovviamente è solo il primo di una serie che io prenderò perché mi sta piacendo tantissimo. È un autore italiano, è un poeta a tempo perso, a tempo pieno, a tempo tutto, come dice lui, e mi attira terribilmente, quindi questo è quanto. E poi la Giugiolina ci ha, oltretutto, ci ha anche fatto la dedicuccia, ci ha comprato un librettino che si chiama 1000 lire scritte, e all'interno ci sono tutte le frasi che sono state trovate sui biglietti da 1000 lire, e alcuni fanno veramente spanciare, ma veramente spanciare. Quindi è un regalino carino, simbolico, ma è veramente da ridere, ridere, ridere. Poi dopo sono andata da sola a fare la spesa all'Ipercoop e come già saprete, perché ve l'ho già fatto vedere, ho recuperato Milk and Honey di Rupi Kaur. Questo è già entrato in tribuna d'onore, questo sta sgomitando per farsi spazio sullo scaffale in cui siete voi appoggiati adesso perché è qualcosa di straordinario, ma non vi dico niente di nuovo perché l'ho già letto e ve l'ho già recensito. Poi abbiamo fatto un altro giro libreria perché le mie amiche, care loro come le amo, mi hanno regalato 40 euro di buono da IBS da spendere e io l'ho speso ampiamente e felicemente. Allora, il primo libro che ho acchiappato, l'ho acchiappato all'inizio per il titolo e poi per quello che ho letto nella bandella laterale. È un libro di Massimiliano Parente ed è L'amore ai tempi di Batman. In questa edizione delle Strade Blu della Mondadori, molto carina, ovviamente sempre con le pagine sfalsate, ed è una storia che ricorda un pochino Batman, però ha qualcosa di estremamente ironico al suo interno. Io non vedo assolutamente l'ora di leggerlo.
Poi andando avanti, come ho detto, ho incontrato Guido Catalano in questo libro di poesie e ho scoperto che c'era anche un romanzo di questo scrittore poeta e quindi ho preso Di amore si muore, ma io no, il romanzo primo dell'ultimo dei poeti. Quindi sono proprio curiosa, poi oltretutto scusatemi, ma la gallina, cioè, vabbè, non capisco la gallina. Però questo l'ho comprato non tanto per la storia quanto per il metodo e il modo di scrittura, lo stile di questo autore che voglio assolutamente leggere. Poi ho preso un libro che volevo da tanto tempo perché ha un topic che mi piace, non la storia d'amore in sé, ma proprio il fatto che racconti diversi modi come le nostre scelte condizionano la vita. Io ho preso Tre volte noi di Laura Barnett. Ne ha parlato anche Cissi da poco, l'avevo in wishlist da una vita intera e quindi l'ho accaparrato. È un romanzo Bompiani, ovviamente, che io amo e adoro. Per 18 euro di copertina, ammazza quanto costano, ma sono bellissimi. L'ultimo giro, cioè l'ultimo libro di questo giro in libreria è stato Lo schiavista di Paul Bitti. Allora, non l'ho comprato per il semplice fatto che va di moda. Ho sentito un sacco di gente che dice che le persone adesso si stanno, diciamo, unificando perché certe letture vanno di moda e quant'altro. No, io ho trovato la trama talmente pazza che mi sono detta: ma cacchio, ma leggitelo, scusa, ma chi è che verrebbe in mente di reinstaurare la schiavitù? Me ne frega proprio un cazzo, sinceramente, di se va di moda o non va di moda. Però non lo so, mi sembrava troppo strana come cosa e mi ho detto: vabbè, io devo prenderlo. Poi ho fatto un giro in fumetteria con la Sissi, ovviamente, con la Sissi, ma perché io penso sarà, vabbè, la Sissi, con la Vale. Sissi, non siamo andate liberi in fumetteria, vero no? Accaparrato diversi volumi, i primi quattro volumi di Marmalade Boy Little, che sono i fratellini minori di Mickey e Yuri di Piccoli Problemi di Cuore o Marmalade Boy. Poi ho preso il terzo capitolo della serie di Sherlock, ossia Il Grande Giuoco, che è ovviamente magnifico, stupendo, guardate la copertina, ciao bel, e il quarto capitolo di Atsuaru, che è una serie che sto proseguendo. Ultimi acquisti, arrivo. Ok, ultimi acquisti fatti, li ho fatti proprio ieri mattina in aeroporto, appena sono entrato, ho detto: oddio, oggi è il 28, è uscito un libro che voglio, sono corsa. Però prima di riuscire a trovarlo, sono riuscita a trovare un altro libro che era, non dico fuori catalogo, ma era esaurito su Amazon e io ho preso American Gods di Neil Gaiman. Non vi devo raccontare nulla di questo libro, penso, perché tanto ormai lo conoscono tutti, però era un wishlist da tantissimo tempo, non era disponibile su Amazon e cioè, l'ho trovato e l'ho comprato. Questa è un Oscar fantastica, non so quanto costa, 13 euro. E poi ho preso Passenger di Alexandra Bracken. Lo puntavo da mesi, da quando è uscito in Inghilterra, cioè da quando è uscito in America, insomma, nella versione inglese, e lo volevo talmente tanto che mi ricordavo a memoria il giorno d'uscita, quindi io la mattina alle 8:40, appena sono entrata in aeroporto, prima di entrare al check-in, sono corsa in libreria e ho chiesto: voglio Passenger per favore, e me l'hanno dato e quindi sono felice felice. È un'uscita Sterling Kaffer, so che uscirà anche il secondo volume ad aprile e costa 18,90 euro di copertina. Ho una pila infinita di libri, non so dove metterli. Sì, ho iniziato progressivamente a correre, a correre, a correre mentre parlavo, però sto guardando i minuti scorrere e mi dico: non ce la farò mai. Comunque, spero che le mie letture, che i miei acquisti, le mie letture future, i miei acquisti presenti vi piacciono e noi ci vediamo molto presto con altri video, uno in cui vi spiegherò il perché di questi, diciamo, acquisti. Quindi, a prestissimo e io vi lascio un bacio.